Intitolata alla memoria di Gabriele Di Mauro, scomparso qualche mese fa, la sala riunione dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Basilicata. Di Mauro, presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali, nella sua intensa vita di amministratore e politico ha svolto numerosi incarichi. È stato vicepresidente della Giunta regionale lucana dal 1987 al 1993 e poi ha ricoperto gli incarichi di assessore regionale all'agricoltura, alla sanità e all'ambiente. Prima era stato sindaco di Tramutola per due volte e assessore provinciale ai lavori pubblici. Un uomo che ha vissuto l'impegno politico come una vera e propria missione. Si è contraddistinta per umiltà e per serietà. Ha dato tanto alla Regione Basilicata e nello specifico la sua dipartita nel mese di febbraio ha commosso tutti, perché tutti lo conoscevano, tutti hanno avuto un modo di apprezzarne le qualità, la disponibilità, l'inclinazione al dialogo, e tutti questo pomeriggio hanno voluto ricordare un aneddoto, un qualcosa che aveva segnato questo momento, questa conoscenza, questa amicizia. E noi l'abbiamo fatto volendo intitolare come presidenza del Consiglio, con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di Basilicata, con tutti i colleghi consiglieri, ecco, una sala, proprio una sala deputata al confronto, al dialogo, dove appunto i colleghi consiglieri insieme ai gruppi discutono di politica e si cerca la mediazione. Proprio lui che era un grande artefice e un sostenitore del dialogo e della mediazione. Un'iniziativa, questa dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, molto apprezzata dalla famiglia Di Mauro, così come si coglie nelle parole del figlio Michele, che ci parla del padre nelle sue diverse sfaccettature. Io ringrazio il presidente Cicala e tutto il Consiglio regionale per aver voluto fare questo attestato a mio papà, come dire, un omaggio sia al suo impegno politico e, diciamo, all'aver scritto, contribuito a scrivere un pezzettino di storia di questa regione. E voglio dire anche, come dire, come figlio, visto che lui era molto appassionato di politica, l'idea che, insomma, qualcosa rimanga in questo palazzo, diciamo, è una cosa bella. Mio papà ha avuto senz'altro una grande passione per la politica, come dire, assorbente, però devo dire che quando poi c'era bisogno c'era sempre anche per la famiglia, e questo ha sempre messo sembrava impossibile, però poi quando era il caso metteva da parte questa passione. Per poco, ma lo faceva.